Salve ragazze, benvenuti, bentrovati, buongiorno, buongiornissimo, eccoci qua nel vostro messaggio del giorno. Oggi ho pensato di mettere quasi come maggioranza, diciamo, di mazzi tarocchi. Abbiamo i tarocchi solo arcani maggiori, abbiamo i tarocchi classici, abbiamo i tarocchi, no, scusatemi, i tarocchi moderni, abbiamo i tarocchi della Zingara, abbiamo i Rider White Tarot e poi abbiamo anche le carte dell'amore dei King. Allora, andiamo subito a vedere. Come sapete, io inizio subito a mischiare perché il messaggio del giorno per voi è un messaggio breve e conciso, per cui dobbiamo iniziare subito. Sapete che scelgo le carte rigorosamente davanti a voi. Quindi andiamo a vedere oggi cosa ci vogliono dire le nostre carte. Allora, è pur vero che sono sempre, diciamo, energie collettive, sono sempre interattivi, da così, come dire, mantenersi con cautela, però sicuramente se siete qui in questo momento, avete scelto di guardare questo video, un messaggio, un consiglio, un suggerimento per voi ci deve essere per forza. Quindi andiamo a vedere qual è il messaggio, il suggerimento, il consiglio che vi verrà fuori da questa stesa. Ragazze, quindi ovviamente se volete un consulto personalizzato, se c'è una vicenda che vi sta particolarmente a cuore e volete che analizzarla insieme a me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, zairafassari@gmail.com, oppure nel mio profilo Facebook Zaira Fassari, in messaggio ovviamente privato, o ancora nel mio profilo Instagram Zaira e i suoi tarocchi. Ecco qua, io vedo che commentate tanto, mi fa piacere, perché comunque se ci sono dei riscontri, io sono molto curiosa di comunque capire se poi il messaggio comunque è attinente ad alcuni di voi. Quindi insomma nei vostri commenti, nei vostri riscontri mi fate capire se il lavoro è svolto bene. Quindi mi raccomando, vi aspetto sempre nei commenti, mi raccomando. Allora, adesso andiamo a vedere infine con le carte dell'amore dei King o Ching, io preferisco chiamarli King, e che cosa ci vogliono dire come messaggio del giorno per voi. Ragazze, siete veramente stupende, eh? Grazie, grazie ancora del vostro seguito, del vostro affetto. Abbiamo creato una bella sinergia e sono felice di questo. Ok, andiamo a vedere. Scegliamo una carta anche da qui. E quindi andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire quest'oggi queste carte. Allora, la prima carta dei tarocchi è la carta della giustizia. Allora, qui ci parla comunque di legami solidi, di una situazione di, insomma, equilibrata e di capacità di opporsi al male. Questa carta ci parla. Poi abbiamo la carta dello zodiaco, le sibille di Nostradamus. Vedete, questa è una carta molto particolare che ci dice che voi siete di carattere calmo, riflessivo, ma anche indeciso. Quindi abbiate maggiore volontà e fermezza nelle vostre risoluzioni e ne avrete vantaggio. Quindi questa carta vi suggerisce di essere più decisi nelle vostre scelte. Qui abbiamo infatti la forza, vedete, ci parla proprio di forza di volontà. Quindi qua è come se voi state chiedendo all'universo o comunque volete un giudizio o volete avere la capacità di opporvi a qualcosa che secondo voi non è giusto. Quindi volete una situazione equilibrata e quindi vi dice siate più deciso nelle vostre azioni. Anche la carta della forza ci parla proprio di
prima di tutto, innanzitutto di una protezione e di una sicurezza certa nell'universo, ma anche di un carattere più forte, una forza di volontà più, diciamo, incisiva per poter prendere decisioni. Quindi qua queste carte sono molto sincroniche. Vedete, qua c'è la carta del giudizio, ma è capovolta e ci parla proprio di insicurezza. Ci parla di una decisione sgradevole, quindi è come se voi e anche di un giudizio negativo riguardo a un qualcosa che si richiede. Quindi qua ribadisce sempre la stessa che voi dovete essere più forti a prendere questa decisione. Guardate, qua si parla d'amore, asso di coppe. Quindi, siccome l'asso di coppe è la potenzialità dell'amore, è un inizio molto felice, potrebbe essere anche la nascita di un figlio, di un amore, di una situazione, di un ritorno. Insomma, poi sapete voi, io sono curiosa, mi fate sapere nei vostri commenti, nelle vostre, diciamo, le vostre storie. Allora, come carta dei King, viene il King numero 50. Il crogiolo che ci dice: la relazione si evolve grazie al rapporto spirituale dei due partner. Vedete, questa è la carta che viene fuori dei King. Quindi qua l'esito, ragazzi e ragazze, è positivo. Quindi qua le carte che cosa vi dicono? Vi dicono che voi siete insicuri verso un amore, verso una decisione che dovete prendere. Però qua le carte vi dicono: lasciate stare questa insicurezza. Voi avete il carattere molto calmo, riflessivo e tutto, però dovete avere maggiore volontà e fermezza nelle vostre risoluzioni. Ecco che guardate proprio il sincronismo delle carte, esce successivamente la carta della forza, che ci parla proprio di forza di volontà. Quindi dovete avere maggiore volontà e fermezza nelle vostre risoluzioni, ed esce la forza, la carta della forza, che ci parla proprio della forza di volontà, del carattere, della decisione di prendere, della, diciamo, realizzazione a prendere delle decisioni forti. E ovviamente anche la giustizia ci parla che la situazione è equilibrata e che voi sapete opporvi al male, e c'è una cosa richiesta, una cosa che voi state chiedendo all'universo o a qualcuno, anche al partner, è una cosa giusta, è un giudizio esatto, e quindi dovete buttarvi di più, perché qua avete anche l'asso di coppe e la carta dei King, che appunto ci parla di una relazione che si evolve grazie all'apporto spirituale dei due partner. Quindi l'apporto spirituale è sempre quando ci si conosce, ci si, come dire, affida l'uno all'altro, quando c'è una forte connessione tra di voi. Quindi, ragazze, ragazzi, questo è il messaggio di oggi per voi. Un messaggio molto bello, molto profondo. Mi raccomando, cercate dentro di voi questa forza, perché voi ce l'avete la forza, perché se no non sarebbe uscita la carta della forza. Quindi trovate in voi questa forza di volontà e andate avanti nelle vostre decisioni. Allora, ragazze e ragazzi, questo era il mio interattivo di oggi. Spero che, insomma, sia arrivato da tanti di voi, che vi può aiutare in qualcosa che vi sta a cuore. Fatemi sapere, vi aspetto tutti nei commenti. Io vi mando un bacio enorme, vi do appuntamento a domani, al prossimo interattivo del giorno, ma non solo, anche i miei interattivi, gli altri interattivi. Ragazze mie, vi do un bacione, ragazzi miei, vi voglio bene, alla prossima. Ciao!